Grazie all'attività dei nostri europarlamentari a Strasburgo, oggi abbiamo la possibilità come cittadini europei di votare su un sito che è stato proprio predisposto dagli europarlamentari a 5 Stelle. Il tema riguarda la Cina. Vogliamo o no che la Cina sia riconosciuta come un'economia di mercato? Per far questo dobbiamo accedere a un sito che verrà messo in sovraimpressione. Da questo sito dobbiamo registrare la nostra nome, cognome, la nostra mail e dare un parere sì o no sulla privacy, quindi possiamo anche votare in modo anonimo. Dopo di questo veniamo portati su un questionario di 10 domande. Questo video serve per semplificare la risposta a queste domande. Lo status di economia di mercato per uno Stato significa poter vendere in quello Stato, in Europa in questo caso, a prezzi cinesi, cioè con i prezzi che loro hanno del valore normale della merce in Cina. Ad oggi la Cina non è riconosciuta un'economia di mercato, grazie ai nostri parlamentari 5 Stelle in Europa. Non essendo economia di mercato, alla Cina è imposto un dazio. Infatti, quando nelle 10 domande vedete allo stato attuale della normativa antidumping, il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina sarebbe positivo? La normativa antidumping è applicata ora alla Cina, cioè viene calcolato un dazio sui prodotti cinesi per poter essere immessi sul mercato europeo. Questi dazi sono importanti perché permettono di non devastare quello che è il mercato europeo su tutta una serie di prodotti che la Cina mette in campo. Quindi è molto semplice, possiamo votare, possiamo farci sentire come cittadini europei su questa problematica. Ricordiamoci che l'11 dicembre del 2016 verrà decretato se la Cina potrà entrare in Europa come economia di mercato. Quindi vi invito tutti a votare. In maniera numerosa diffondete questa informazione perché è molto importante ed è la prima volta che i cittadini europei possono votare, perché finora in Europa non si vota, possono votare solo le lobby e gli stakeholder, cioè i portatori di interesse.